Vincenzo Cestarelli, presidente dell'AFMA, un'associazione per i familiari delle vittime dell'Alzheimer, Malati Alzheimer, malate sì. dell'Alzheimer. Come ci presenta la sua associazione? Dunque, è un'associazione che opera ormai da 14 anni. È nata con un concetto importante che è quello di essere di pungolo alle istituzioni per far sì che le famiglie che hanno in casa un malato di Alzheimer abbiano a soffrire il meno possibile, visto che l'80% dei malati di Alzheimer sono in famiglia, per cui sono a carico completamente della famiglia. Questa cosa è molto molto importante e forte, perché intorno alla famiglia si sviluppano una marea di problemi, problemi che portano di certo a far sì che intorno al malato si crei un altro malato, che è il caregiver, che è la persona che sta ad accudire il malato stesso. Anche perché questa malattia ha bisogno della possibilità di poter stare vicino alla persona che ha questa demenza per 24 ore al giorno. Ora fornite un servizio che è pronto Alzheimer. Sì, da un po' di tempo abbiamo messo in piedi un numero pronto Alzheimer. A questo numero risponde sempre una persona che ha delle caratteristiche, delle competenze capaci di dare una risposta soddisfacente al familiare che ha bisogno di aiuto. Perché la cosa brutta è che questa malattia è una malattia devastante, è una malattia che tutti i giorni dà una sembianza completamente diversa di quella che è l'aspetto del giorno prima. E questo il familiare non sa in termini comportamentali come muoversi. Progetto del 2017 invece è una serie di incontri destinati ai caregiver. Sì, proprio oggi nella giornata mondiale del cervello abbiamo appunto lanciato questo progetto, che è un progetto che ha un calendario di 9 incontri. A questi 9 incontri sono invitati gratuitamente i familiari dei malati. E parte il 24 di marzo. C'è un geriatra, lo psicologo, lo psicoterapeuta, c'è la coordinatrice del Diurno de Montegranaro, c'è praticamente un avvocato, c'è la Sandra Mattetti, che è la segretaria dell'AFMA, ha una grande esperienza per quello che riguarda il mondo Alzheimer, visto che con il suo call center fa dell'automutuo aiuto, risponde in termini immediati alle famiglie che hanno continuamente necessità di una soluzione.